È Bernardino León, l'inviato speciale dell'ONU per la Libia, a dare l'annuncio dopo circa un anno di trattative segnate da forti tensioni. This was not an easy task. Oggi abbiamo una chance. Questo governo avrà bisogno del sostegno di tutti i libici, sottolinea León, che chiede scusa alle vittime e ai circa 2 milioni e 400 mila libici stremati e ridotti alla fame. L'accordo raggiunto nella notte fra le delegazioni libiche e Marocco, che registra alcune bocciature in patria, prevede un governo di unità nazionale guidato da Fayez Serrai, membro del Parlamento di Tobruk, e tre vice premier. I quattro dovranno assumere decisioni sempre all'unanimità. La lista del nuovo esecutivo, con anche due ministri, deve ora passare al vaglio di Tobruk e Tripoli, le due città roccaforti delle forze che da oltre un anno si contendono il potere nel paese nordafricano. Se il caos libico esploso quattro anni fa con la rivoluzione appoggiata dall'Occidente e terminata con l'uccisione del colonnello Gheddafi sarà consegnato alla storia, dipenderà dalla capacità del governo di disarmare i gruppi rivali presenti nel paese. Il comandante delle forze armate, il generale Khalifa Haftar, promette la liberazione in 3 settimane di Bengasi, la seconda città libica ridotta ad un cumulo di macerie per gli attacchi dei jihadisti dello Stato Islamico. Le scuole sono chiuse e gli ospedali sprovvisti di medicinali. Non si esclude un intervento internazionale che appoggi la transizione. Alla guida della missione si è candidata Roma. La Libia resta un paese chiave per gli interessi italiani legati all'energia, petrolio e gas, ma anche per l'emergenza sbarchi di migranti che partono dai porti libici.